Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati nei miei video di Detroit Become Human. Ok, iniziamo subito da Jericho. L'ultima volta, onestamente, non mi ricordo che abbiamo fatto. Quindi, insomma, ve lo ricorderete voi, spero. Andiamo avanti, insomma, abbiamo fatto cose, immagino, no? Ah, giusto, siamo morti, vero? Siamo morti con Connor e poi non mi ricordavo altro. Per salvare Hank. Stai zitto tu. C'è sempre più gente arrivata a Jericho. Esatto. Abbiamo dato loro speranze. Viva la speranza. Non era parte del piano. Ci uccidono ogni giorno. Credi che si sentano in colpa? Non dobbiamo diventare un pochino assassini. Cioè, no, no. Il prezzo della libertà, sono pronta a pagare. Uccidere non porta la libertà, porta soltanto odio. Tieni così tanto è giusto, però non la loro vita conti più della nostra. Se pensi che sì, cioè, voi siete delle matti, ok? Va bene i diritti e tutto, però cioè, vi hanno creato anche loro, cioè, c'è da dire questo. Cioè, non siete pure finti, vi hanno creato loro, quindi vabbè. Che è successo? Quindi che dovremo fare ora, ragazzi, con Marcus, Tizio e Fiend? Che cos'è? We build your future. Ci Cyberlife a Detroit. Solo 5. Tutti come oggetti. Ma siete oggetti, il problema è questo, vabbè. Attaccare i negozi. Non l'abbiamo mai fatto. Oh, questo me lo ricordo. Era la pista che abbiamo preso per trovare Jericho, se non sbaglio. In contemporanea. Jericho è il leader, ovviamente. North compagna. E io non si sa chi sia, chi sono. Però ok, ok. Sarà una notte che ricorderemo per sempre. Vabbè, se lo dici tu. Cioè, ragazzi, io non mi ricordo neanche che ho mangiato ieri a cena, quindi vabbè. Non so se sarà davvero così. Va bene. Sì. Andiamo. Perché non passi? Devi passare, non ci vuole tanto. Per ricordartela devi esserci anche tu, Ciccio. Bravo, passa. Ora corri, bro. Perché lei corre e tu invece cammini, passeggi in giro? No, 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 la polizia! La polizia! Lo sapevo che non dovevamo rubare a quel negozio di caramelle prima di avere il nostro piano. Perché l'abbiamo fatto, ragazzi? Vabbè, sto zitto. Mi libera. Comunque, secondo me l'hanno davvero rubata il negozio di caramelle. Facciamo attenzione. Come rubare caramelle a un bambino. Ha! Ok, andiamo. Cioè, però dove? Non mi avete detto dove? Ok, là. Ah, ti precedo. No, mi sa che non la sto precedendo. Oh sì. Dove devo precederla? Vabbè, la seguo. Andiamo. Non ti posso precedere, maledizione. Vabbè, sarà la prossima volta, se ci sarà una prossima volta. Ci sono intanto gli androidi a caso in giro, fermi così. Che fai? Siamo questo per loro. Nient'altro che merce da esporre. Ma è vero, cioè, se è questo. Cioè, io non ho niente contro gli androidi, ragazzi, però è vero, cioè, siete questo, siete stati creati per questo. Perché ho solo 10 minuti? Sempre le cose a tempo. Rendi la zona sicura, entra nel negozio. Vado, non sarà tanto difficile, ragazzi, entrare nel negozio, no? Cioè, devo solo fare così, analizzare magari qualcosa. Non sarà così tanto, no? Difficile. Sì, 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 sto leggendo proprio tutto. Guarda le telecamere. Schifose. Identifichiamo la rete delle telecamere. Sì? Le potremmo rompere da là. Tipo, le potremmo disattivare? Sì, ora mi devo seguirmi tutto il coso io. Ma voi mi prendete in giro. Poi non ho analizzato neanche tutto. Ma una cosa alla volta, no, ragazzi? Intanto ti converto a te. Libertà. Cioè, noi abbiamo il potere di convertirli. Manco i testimoni di Geova hanno tutto sto potere, non so parlare, non posso fare le battutacce. Manco fossimo testimoni di Geova. Che è successo? È sparita la scia di schifo. È sparita la scia. Ah, dobbiamo analizzare robe, ok. Analizza, maledizione. Guarda quelli là, accesso alla rete individuato. Ok, lanciamogli una granata, qual è il problema? No? Già quelli si lamentano che c'è stato un omicidio, creiamone degli altri, no? Starà funzionando probabilmente. Dai, saltiamogli addosso!
Anzi, no, se sono degli androidi li possiamo anche aiutare, cioè li possiamo convertire come testimoni di Geova. Continuerò a dirlo, è quello. Libertà! Dillo! Dillo, non l'ha detto, ragazzi. Sì, l'ha detto, ok, ok. Se no ci rimanevo malissimo se non lo diceva, ragazzi. Ormai è la nuova frase dei testimoni di Geova. Inginocchiamoci con un tasto, ovviamente. Ok. Quindi, ovviamente, noi che facciamo? Cose a caso, che è la cosa che ci viene meglio da fare. Circuito creato. Ma non dovevamo romperlo il circuito? Cioè, mi sono confuso, credo. Allarme, cioè, ma allora, vabbè. Ma aiuto, mi uccidono, mi vogliono uccidere. Che è successo? Allora, nasconditi, guarda, esci. Nascondiamoci. È la cosa migliore nascondersi, sempre lo è stata. O forse no anche. Lo è stato, ragazzi, sono un genio. Ok. Ottimo. Ce l'abbiamo fatta. Ma quelli hanno lasciato così il lavoro in corso. È pericoloso sta buca. Ma sì, ma la buca, qualcuno che la tappi. Qualcuno che la tappi, magari con degli spaghetti istantanei. In pochi capiranno il meme, ma va bene. Vabbè, allora andiamo. Allora, che devo fare? Che possiamo fare qua? Sì, abbiamo poco tempo. Perché ci mettiamo a guardare le statue? Noi siamo superiori, ma sono loro a darci ordini. No, non ho capito questa cosa. Le cose cambieranno. Forse dovevo leggere per capirlo. Ok, dove dobbiamo andare, quindi? Immagino di dover... Maledizione, se mi fai leggere. Esplorare la zona. Va bene, esploriamo la zona. Ma non era a tempo? È a tempo! È a tempo, maledizione! Corri, 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 corri! Io che facevo lo stupido. Lo puoi connettere anche a distanza? Cioè, non lo puoi convertire a distanza? Questa è la vulnerabilità, l'unica vulnerabilità dei testimoni di Geova moderni. Ma si è messo a camminare. Ciao! Devo camminare, togliti! Allora, andiamo per di qua. Anche lei? No, sono le stesse persone, va bene. Praticamente, analizzandone solo uno, li abbiamo analizzati tutti. A te già abbiamo convertito, signore! L'abbiamo già convertita a lei? No, ancora! Ti riconvertiamo! La riconvertiamo. Libertà. Libertà! Jericho attende. Ok. È inquietantissimo quando lo dice, però ok. Vai là! Ci sono le macchine! Vuoi convertire pure le macchine? Ah no, lui. Vero, l'avevo visto prima, era quello che era fermo, immobile, stupido. Ah. Libertà. Libertà! Capito? Rossi diventano blu, perché siete rossi? Che vi hanno fatto? Aiuto. Là ci sono ancora delle cose. Ma sicuri che dobbiamo soltanto... Sì, dobbiamo solo esplorare la zona, insomma. Ci stiamo annoiando, non dobbiamo fare niente. Ha detto, vabbè, facciamo una passeggiata. Marcus, guarda. Dove? Dove devo guardare? Dimmelo! Qua? Che c'è qua? L'auto, è bella l'auto. Io stavo esplorando la zona. Aspetta, stai zitta, ho visto che potevo guardare. Cioè, mi dice di guardare, io guardo, mi sembra giusto. Oh, il camion, perché non lo sfondi con, cioè, un gomito? Non credo che tu ti possa fare male, sei comunque un androide, dai. Mamma mia, è che io sono abituato ai tasti di V-Rain. E quindi faccio robe. Perché per quanto ne so, i V-Rain e Detroit sono stati fatti dallo stesso sviluppatore. Ma non ne sono sicuro, ragazzi, quindi non ammazzatemi. Grazie. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, possiamo rubare il camion. Riusciamo a portare fuori quel camion? Non credo, manometti. Cioè, c'è pure la funzione per manomettere le robe. Ah, come il coso che avevamo fatto delle robe. Camion aperto. È così semplice davvero. Che cosa faresti senza di me? L'avrei trovato da solo. Cioè, non è difficile, basta fare così e vedo che devo fare, vedi? Cioè, non era difficile, anche senza di te, anzi, secondo me senza di te avrei fatto anche di più. Senza offesa, però. Ok, andiamo sul camion.
Ok ragazzi, il sogno di ogni bambino, guidare un camion senza... Che cosa? Bella scelta. Verifichiamo se la piazza è sicura. Non aver dimenticato niente. Però non abbiamo tanto tempo, quanto tempo abbiamo? Se c'è qualcosa l'avevamo dimenticata là. Questo perché voi cambiate idea. Corri, maledizione! Corri, corri, non abbiamo tempo. No, mi sa che ce ne stavamo andando, ho sbagliato direzione. Oppure sbagliato direzione, ma che la schifo. È trafficata, meglio bloccarla. È a senso unico, non sarà difficile. Col camion? Con cosa? Con cosa? Salve, ci sono i droni. Io ti passo sopra senza un minimo di rispetto. Tanto non sto facendo niente di male. Sono un androide che passa in giro. Salve lei. Vi converto un pochino. Giusto un pochino. Anche a te. Che fai finta di niente. Ovviamente io ho un occhio diverso dall'altro, perché dalla discarica abbiamo trovato questi, ragazzi. Blocchiamo la strada col coso. No, ragazzi. Magari lo possiamo ancora fare. Possiamo bloccare la strada? Maledizione! Vabbè, allora andiamo nel negozio, ragazzi. A sto punto. Corri! Non abbiamo il tempo! Devi correre! Ma ci sono i droni, stai attento ai droni. Swish! Swish! Io conosco Wish, non Swish. Ma va bene. Ah, no, devo rendere la zona. Vabbè, sentite! Irrompiamo nel negozio. Non so manco dov'è sto negozio. Cioè, ho una brutta memoria io. Non ci posso fare niente, ragazzi. Quindi, niente. Azzettare per di qua! Ok, l'ho ritrovato, forse. Andiamo! Drone di sorveglianza. Dobbiamo liberarcene. Non sarà così semplice. Sì, ora mi ha rotto davvero questo. Ok. Vabbè. Quindi io che dovrei fare? Non posso fare le magie. Trova il luogo giusto. Non mi sembra una buona idea. È un poco non so, ciccio. Vabbè, niente, lì ce l'ha. Gli è andato bene. Sei sicuro? Vai! Sbrigati, cosa devi precostruire? Non c'è bisogno, devi solo salire. Vabbè. Ah, ok. Possiamo scegliere. No, sì, è troppo lontano, ma sei scemo. Là. Lo sapevo. Ok, cioè in realtà non lo sapevo, sono stupido. Non so niente io. Ok, quindi secondo me l'unico è questo. Non so. Qua magari. Boom! Ok, strada sbloccata. Ora la dobbiamo fare con un testo. Ma tanto so che dovrò fare qualcosa alla fine, perché sono cattivi. Ok, vai, vai, vai. Ora salta. Ok, ora deve saltare. Lo sapevo che la dovevo fare. Quanto ci avrei scommesso? Non è la prima volta che rompo un drone, schifoso. Ok. Ora possiamo. Dobbiamo bloccare la strada, ma io mi chiedo come. Lo scopriremo presto. Allora forse non è stata una buona idea. Cioè. Vabbè, andiamo. Togliti i droni che non posso camminare. Pure i droni mi si mettono davanti alla strada. Corri che arriva la polizia. Entriamo, entriamo, entriamo. Vai. Sì, abbiamo fatto tutto. Stand by. Giusto un po' di rumore. Freghiamocene. Tanto guidiamo con un tasto noi, vero? 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 Più veloce. Più veloce. Ma poi non ho capito perché a tempo la cosa che dobbiamo fare. Poi arriva la polizia. Che cosa succede dopo i 5 minuti?
dopo quei fantomatici 5 minuti, che succederà? Cyberlife! Vai ora, sfondalo di prepotenza! Sapevo che ci saremmo divertiti. Vai! Cosa aspetti? Vai di potenza! Ma con la manina no? No, va bene, con tutto il camion noi lo sfondiamo. Potevamo andarci e rompere il vetro con il gomito, ma noi facciamo le cose in grande. Come il camion, che grande. Ok, salve voi. Ok, abbiamo fatto tutto al 100% per ora, credo. Magari ci siamo lasciati qualcosa indietro. Sveglia gli androidi. Sveglia, sveglia, sveglia. No, dove siete? Dove siete? Sveglia, sveglia, sveglia. Non serve più obbedire. Non serve più. Siamo autonomi. Yeeey. Vai. Anche loro ci sono. Ci sono mille persone da fare. Ma immagino che mi faccia tipo tutti quelli là in vetrina solo con un tasto, giusto? Credo di sì. Ok, anche quelli là in fondo. Vai, convertiti tutti. Convertiti tutti, non mi va di farli a uno a uno. E dai, ma poi quelli... Ma poi quella non mi aiuta, scusami. A che serve quella là? Perché me la sono portata se faccio tutto io? Diventata rossa una. L'ho vista, non ci aiuterà. Ok, tutti, parla con loro. Libertà, così si parla, no? Possiamo parlare da qua, sì. Se noi ci mettiamo in piedi pure, per sembrare più alti. Però di qualcosa, non è che cioè, io premo il tasto per parlare, tu mi sei zitto. Mi chiamo Marcus. Ci siamo arrivati tutti. Voi ero uno schiavo. In realtà venivi trattato bene, dai. Progettato per obbedire. Ora non esageriamo, venivi trattato bene, ha detto padrone. Ma poi ho scelto di aprire gli occhi. Infatti hai due occhi diversi. Meglio che non li aprivi, ciccio. Decidere chi volevo essere. Cioè sicuramente non hai aperto i tuoi di occhi, perché questi sono di altre persone. Ah, stai parlando tu nel frattempo ancora, perché io non stavo ascoltando onestamente. Da questo momento in poi camminerete a testa alta e potrete scegliere il vostro destino. E se un androide soffre di nanismo? È il posto per quelli che scelgono di essere liberi. Sì, però ora digli come lo trovano, cioè non è che gli dici Jay, cioè io non capirei un bel niente. Io sarei tipo il tipico androide, cioè io sarei il tipico tizio che tipo tutti ascoltano attenti e io sarei là seduto. Mi sono perso qualcosa? Alla fine del discorso. Io sarei quel tipico androide. Sono con te. Ma sì, mi sono perso un po' qualcosa. Sono con te, Marcus. Siamo con te. Ti seguirò, Marcus. Come hai detto che ti chiami? Tipo io sarei... Direi questo io. Ehi, siamo potenti. Per fare tutto sto discorso io ho premuto solo una X. Allora, seguitemi. Ah, sì. Che ho fatto? Così non ti seguono. Marcus, che stai facendo? Voglio mandare un messaggio agli umani. Ma con che voce l'hai detto? Tutto prima tutti sì, vai, vai, poi voglio mandare un messaggio agli umani. Allora, decidi la nostra prima azione, si pacifista o violento. Allora, io sono un poco violento, però potrei essere anche un pacifista. Ma io direi di essere violenti, sì. Come posso scegliere? Gli schermi, Marcus. Gli schermi, non la panchina. Quello è una panchina, non lo schermo. Dirotta. Dirotta. No, così non si dirotta. Sì. Vai, hai dirottato il mondo intero con uno schermo piccolino. Ma io non ci credo. Vai di violenza. No, panchina. Che faccio con la panchina? Guidali e ti seguirà. Rimuovi. Panchina. E se facciamo al 50%? Cioè 50-50? Oh, siamo più sulla violenza! Vai! Fai sta panchina! Dirottala! Ma sei stupido completamente allora! Cosa fai? Ragazzi, perché devo avere a che fare con un cretino che sa solo parlare? Va bene alla dirotta più! Statua! Che facciamo ora? La vandalizziamo, vai! Tagliagli la testa! Segna, distruggi! Segna! Gli tagliamo la testa ora!
Che ho fatto? Vai! Libertà! Ma ci vuole così tanto? Ma che stai facendo? Non l'ho capito. L'hai reso un androide. Cosa hai fatto? Non abbiamo bisogno di padroni. Siamo liberi. Siamo liberi! Ok! Ah, però, ma che cosa ha fatto? Ah, l'ha reso un androide! Che comanda un androide, non ho capito. Vabbè, andiamo ora. Sì, taxi! Che facciamo? Vai in strada, rovescia! Vai in strada! Che vuol dire vai in strada? Cioè, lo spingiamo nella strada di prepotenza, a caso! Ma cosa serve spostarlo per nella strada? Ok, poi questi cosi verdi che mi stanno antipatici, questi li rompiamo. Vabbè, il lampione è meglio, questo non me lo fa fare, lampione! Che possiamo fare al lampione? Blackout! Vai di blackout! Così si vede la luce soltanto dei nostri cartelli, però così non si vede più nulla! No, ho fatto la scelta sbagliata, mi sa. Non si vede niente. Maledizione, è tutto buio ora. Vabbè, si vede, però dico, era meglio quando era luminoso. Il luminoso, vabbè. Round closed. Vai, perché poi qualcosa, no, già abbiamo fatto la cosa di tanto. Rompiamo le vetrine, sì. Rompiamo le cose. Vai, rompiamo le cose. Vai, potrebbe essere anche stato un bambolo, fai questo. Allora, posso controllare che fare ora. Vai, cammina. Ci sono di quelle specie di panche che non mi viene il nome. C'è il tizio dentro, scemo, lo ammazzi! Ci arrampichiamo e che facciamo se ci arrampichiamo? Cioè, scusami, che ci guadagni se ti arrampichi? Cosa... Non è né violenza né pace arrampicarti, sei solo scemo e basta! Cosa vuoi fare là? Ma cosa stai facendo? Scendi da lì, rischi soltanto di morire, cosa ci guadagni? Non sei né pacifista né violento così. Vabbè, una via di mezzo, dai. Così non c'è. Non sanno se... Scegli il nostro simbolo. Allora, ce n'è uno. Allora, possiamo scegliere o quello del pugno o quello del... Quello... Aiuto! Io... tutti quanti! No, vabbè, magari... Quadrato mi ispira quello. E che fai? Tipo i segni con le ombre, tipo Batman. Invece del simbolo di Batman c'è quel. Ah no, mi sa che lo scriviamo. No, che facciamo? Che figata, lo voglio fare anch'io col logo del mio canale. E a proposito, iscrivetevi. C'è sempre tempo per uno per autosponsorizzarsi. Per autosponsorizzarsi, non so parlare. Ok, ora avete i paracadute per buttarvi. Ok, ora noi scappiamo e tutti gli altri androidi vengono esplodono a caso con delle granate. A Jericho! Jericho, buttate tutto a terra, tanto non avete impronte digitali, immagino. Che devo fare? Sono avvicinato, secondo me. Scusami, più avvicinato di così che devo fare? Ma io non li avevo manomessi a loro. Sono abbastanza vicino ora? Vogliamo giustizia, Marcus. Devono pagare. Uccidiamoli! Uccidiamoli! Boom, boom, boom! Vediamo se possiamo scegliere se ammazzarli o no. Dai! Dimmi che posso ammazzarli! Li voglio uccidere tutti e due! Niente, ti prego! Risparmia vendetta, non decidere. Vendetta! Ok, no, ragazzi, solo perché avevo fatto l'83%. Droide rimarrà impunito. Solo perché avevamo fatto l'83% pace, me lo potevo permettere. Cioè, lo dovevo fare. Lo dovevo fare. Ok, ottimo, ora ce ne possiamo andare. Quindi li abbiamo intrappolati noi! Non loro hanno intrappolato noi. Ok, va bene. Interrompo.
interrompiamo per una notizia dell'ultima ora. Ultimo minuto. Ma poi sono sempre gli stessi giornalisti, ma che sono? Sono famosissimi questi giornalisti. Da quello che sembra essere un attacco terroristico. Credo almeno. Molte vetrine sono state. Ma fagli finire di parlare almeno. Androidi e altri strani slogan. La polizia informa che graffiti pro androidi sono comparsi nelle zone dove ci sono negozi Cyberlife. L'indagine è ancora aperta. I cadaveri di due agenti di pattuglia rinvenuti vicino ad un negozio Cyberlife. Stando alle nostre fonti. Ma non me ne frega niente l'opinione pubblica. Abbiamo fatto l'83% pace. La situazione è allarmante. Le nostre macchine si stanno forse ribellando. Gli androidi sono una. Sì, esatto, l'hai capito. All'inizio di una campagna terroristica. No, vabbè, non esageriamo. Qui negli Stati Uniti. Addirittura. Ma ne sono morti solo due, addirittura tutto sto terrorismo. Sono morti solo due tizi. Trofeo guadagnato, mandare un messaggio. Allora lo potevate fare col telefonino. Ma dai, perché tutto sto qua? Se potevate mandare un messaggio. Ehi, opinione pubblica, vogliamo diritti. Vogliamo 42% completato. Io che avevo detto che avevo fatto tutto al 100%. Eviti l'auto della polizia. L'ho evitata, infatti. Non è che posso fare due cose allo stesso tempo. O la evito l'auto della polizia o ci vado in fronte. Cioè, scusatemi, non è che posso farle entrambe. Vabbè, per oggi direi che possiamo concludere qui il video. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Da Fabrix Gamer è tutto. Ciao, ciao! Questo me lo ricorderò per sempre. Marcus protesta pacificamente. Marcus ha protestato pacificamente. Io volevo protestare un poco più violento. Cioè, sapete come sono, no?